venerdì alle 18.45 sul Tele Monte Carlo, la TV del 90. Bulova vi informa dell'ora esatta. Bulova, la macchina del tempo. È ora di informazione. Lo sciopero dei TIR sta mettendo l'Italia in ginocchio e fino a domenica nessun miglioramento in vista. In un'audizione al Senato, conclusasi in serata, il ministro dei trasporti Carlo Bernini ha detto in sostanza che il governo non ha intenzione di rinegoziare sulla vertenza trasporti. Intanto da domani prefetti e guardia di finanza dovranno assicurare rifornimenti nella penisola e sorvegliare su possibili casi di mercato nero. Il fronte del TIR non molla. Oggi, quarto giorno della protesta, gli effetti di camion selvaggio cominciano davvero a farsi pesanti. Da nord a sud l'Italia è a secco. La linea messa a punto dal governo per arginare i danni di questa situazione finora ha funzionato solo in parte. Nella capitale, per esempio, volanti della polizia hanno fatto la scorta agli autisti delle cisterne decisi a lavorare. Sono stati così riforniti circa 300 distributori, poca cosa rispetto ai bisogni della città. Intanto fuori dai depositi di Ponte Galeria, cuore energetico del Lazio, gli autotrasportatori scenavano un blocco pacifico per ricordare i motivi della protesta. Noi chiediamo riforme, chiediamo sovvenzioni, chiediamo che i fondi perduti ci vengano dati come erano promessi, cosa che non è mai avvenuta. Lo spiraglio di una schiarita nel braccio di ferro governo autotrasportatori si era aperto nel pomeriggio con l'improvvisa convocazione a Palazzo Chigi dei sindacati della categoria. Tutti, anche i promotori dello sciopero, ma la riunione appena iniziata si è bruscamente interrotta. Questa riunione aveva solo lo scopo di comunicare quali erano le decisioni del governo per garantire l'interesse generale di tutti i cittadini. Credo che questo doveva essere, lo abbiamo comunicato, abbiamo chiesto a tutti un atto di responsabilità rispetto a questa situazione. Il seguito sarà in un incontro che ci sarà la prossima settimana. La riunione qui a Palazzo Chigi dunque si è conclusa con un nulla di fatto, una possibile soluzione ora rinviata ai primi giorni della prossima settimana, quando il ministro dei trasporti Bernini convocherà di nuovo i rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli autotrasportatori per un chiarimento sulla difficile vertenza. Mancano i pezzi e le fabbriche si fermano. Ha cominciato la Fiat con lo stabilimento di Cassino ieri sera, poi stamattina Termini Imerese, Chivasso, Liveco a Brescia e Suzzara, la Geoteca 100, Iesi e Modena. Domani tocca a Mirafiori, Rivalta, Arese. La messa in libertà del personale ha provocato quindi uno spettacolo inconsueto agli orari di ingresso e di uscita davanti ai cancelli delle fabbriche, come qui a Liveco di Brescia, dove sono rimasti a casa 3.100 operai su 4.200 dipendenti. E c'è polemica da parte del sindacato sulla forma adottata dall'azienda. Fermo della produzione e non chiusura, ribadisce la Fiat, sottolineando che le ore perse, quindi anche il salario, saranno recuperati. Il sindacato chiede invece la cassa integrazione perché non siano gli operai a rischiare. No, non viene pagato, probabilmente verranno altri due sabati a recuperare queste due giornate. Al nord l'organizzazione per l'emergenza è stata rapida, la merce nei mercati è risalita oggi a metà dei quantitativi normali, prezzi più alti del 20%, ma impazziti per generi come la lattuga o i pomodori. I pomodori della Sardegna belli costavano dalle 4 alle 5.000 lire. Oggi come oggi costano intorno alle 9-10.000. All'ortofrutticolo di Milano sono arrivati 230 TIR sui consueti 400. Ieri erano meno di 100. Sono stato un po' con gli occhi aperti perché sapevo, col baracchino mi avevano avvisato che dai ponti forse volava giù qualcosa, ma non è successo niente. Scortate da polizia e carabinieri le autocisterne per rifornire i benzinai nelle città, l'85% era all'asciutto. In piena funzione quelli autostradali, domani non dovrebbero esserci problemi per l'esodo. Alle frontiere con la Svizzera gran traffico per il pieno che costa 500 lire in meno al litro e secondo alcune voci c'è anche chi ne starebbe approfittando per un lucroso traffico. Tra poco l'appuntamento con le altre notizie del giorno.
Qui, negli anni 20, Camillo Gancia faceva per sé e per gli amici uno spumante unico e speciale. Castello Gancia. Oggi noi Gancia, con lo stesso impegno, lo facciamo per voi. Castello Gancia. Vividente e il chewing gum senza zucchero gusto più, ancora più piacere, ancora più freschezza. Ma non solo, 9 dentisti su 10 possono confermare che la placca provoca la carie. Vivident aiuta a rimuovere la placca. Vivident è il chewing gum tutto gusto e freschezza, amico dei tuoi denti. Antifurto Cobra, l'autodifesa. Unione Sovietica, doppia vittoria oggi per Mikhail Gorbaciov. Subito dopo averlo eletto Presidente della Repubblica, il Congresso dei Deputati del Popolo ha approvato la sua risoluzione sulla questione lituana. L'Assemblea ha dichiarato illegale e priva di forza giuridica la proclamazione d'indipendenza del Parlamento di Vilnius. Il primo problema che Mikhail Gorbaciov ha voluto affrontare subito dopo la sua investitura è stata la secessione lituana. Una spina nel fianco su cui il leader del Cremlino è intervenuto solo quando è stato certo di aver vinto la sua ultima sfida, diventare presidente della Seconda Repubblica Sovietica, quella che ha cancellato il ruolo guida del partito e che altrettanto farà per l'economia di Stato. Ma la rivoluzione di Gorbaciov ha vissuto momenti drammatici e l'opposizione di nazionalisti, radicali e conservatori ha pesato profondamente anche nel voto della scorsa notte. A favore di Gorbaciov appena il 59% dei 2250 membri del Parlamento sovietico. Dopo la proclamazione, il breve discorso programmatico in cui il leader del Cremlino ha ribadito concetti cardine della sua perestroica. In serata, l'elezione del successore di Gorbaciov alla presidenza del Soviet Supremo. È Anatoly Lukianov, 59 anni, amico di sempre e, come Gorbaciov, eletto oggi con una esigua maggioranza, solo il 54% dei delegati. Quasi a cercare nuovo consenso, la notizia è che il prossimo vertice di Washington potrebbe portare una nuova svolta sul fronte del disarmo. Forse, lo ha detto Gorbaciov nella sua prima conferenza stampa in qualità di presidente, il summit di primavera sarà quello decisivo per il dimezzamento delle armi strategiche. Libia, il colonnello Gheddafi accusa i servizi segreti della Germania occidentale di essere coinvolti nell'incendio rivampato ieri nella fabbrica di Rabta. Le fiamme hanno distrutto gran parte della fabbrica, già al centro di molte polemiche. Secondo gli Stati Uniti vi si produrrebbero armi chimiche, ma la Libia ha sempre smentito affermando che la fabbrica produce medicinali. Sempre oggi è giunto dal Cairo la rivendicazione di un gruppo finora sconosciuto chiamato Organizzazione per l'Ala Nazionale dell'Esercito Libico. Le prime notizie sul misterioso incendio di Rabta si sono diffuse ieri sera in ambienti giornalistici statunitensi. Ma delle fiamme nella fabbrica di Gheddafi nessuno sa nulla, è quasi un giallo. Al Ministero degli Esteri italiano nessuna conferma. La notizia pervenuta dal Pentagono sarebbe partita dai servizi segreti italiani. Le fiamme sarebbero divampate ieri mattina. La Libia accusa gli Stati Uniti ed Israele, ma entrambi smentiscono. Nella fabbrica della morte, così l'avevano definita gli americani, si produrrebbero armi chimiche. Il colonnello Gheddafi ha sempre negato. La Pharma 150, sorta tra il 1987 e il 1988, produrrebbe invece medicinali. Il 7 gennaio 1989 Gheddafi organizza una visita pilotata per i giornalisti alla fabbrica di Rabta, ma questa visita a distanza rivela poco e non serve a sciogliere il mistero, un mistero che continua a preoccupare gli Stati Uniti. Il 7 marzo scorso dalla Casa Bianca arriva un ulteriore monito. Bisogna far cessare queste attività non escludendo il ricorso ad operazioni militari. Ma George Bush oggi nega che i servizi segreti americani siano coinvolti nella vicenda. E proprio nel tardo pomeriggio di oggi è lo stesso colonnello Gheddafi a diramare la sua versione dei fatti. Secondo il colonnello libico, potrebbero essere stati i servizi segreti della Germania occidentale ad appiccare l'incendio. Se questo fosse confermato, Gheddafi assicura che la presenza economica della Germania occidentale in Libia verrà liquidata. E contro la Germania i libici si sono immediatamente mobilitati con una serie di striscioni e cartelli davanti
davanti all'ambasciata tedesca a Tripoli. Medio Oriente. In Israele il governo del premier Shamir è stato battuto questa sera alla Knesset, il Parlamento di Gerusalemme. 60 deputati su 120 hanno votato la sfiducia al governo, che ha ottenuto solo 55 sì. A termine di una lunghissima giornata, nel corso della quale il primo ministro conservatore aveva cercato invano l'appoggio dei partiti religiosi, si è arrivati al voto che per la prima volta nella Knesset vede cadere un governo per la sfiducia. Il capo dei laburisti, Peres, dopo aver accusato Shamir di boicottare ogni proposta di pace, ha proposto la formazione di un governo con le sinistre e i partiti religiosi. Si è insediato oggi il nuovo presidente brasiliano Fernando Collor de Mello, il primo eletto direttamente dal popolo dopo quasi 30 anni. 120 le delegazioni straniere presenti, quella italiana era guidata dal presidente del Consiglio Giulio Andreotti, quella cubana dal capo di Stato Fidel Castro. L'imponente figura del presidente cubano, ritornato in Brasile dopo 30 anni, ha quasi distolto l'attenzione di tutti dalla cerimonia organizzata nella scenografica capitale brasiliana. In poco più di un'ora di discorso nel Palazzo del Congresso Nazionale, il neopresidente Collor de Mello ha sottolineato le direttive fondamentali del suo governo per i prossimi 5 anni. Democrazia, lotta senza tregua all'inflazione, riforma dello Stato, giustizia sociale, nuovo ruolo del Brasile nel mondo contemporaneo ed ecologia. Significativa in questo senso la nomina del nuovo ministro dell'Ambiente, José Lutzenberger, fondatore della sezione brasiliana degli Amici della Terra. Per non guastare la giornata di festa, oggi Collor de Mello non ha preannunciato le misure economiche urgenti che lancerà domani. Intanto, per prevenire speculazioni, la Banca Centrale Brasiliana aveva fatto chiudere fino alla fine della settimana tutti gli istituti bancari. Gli aiuti a tutti i paesi dell'America Latina in gravissima crisi economica sono stati il tema della riunione svoltasi nell'ambasciata italiana a Brasilia tra i rappresentanti dei 12 paesi comunitari, riunione voluta dal presidente del Consiglio italiano Giulio Andreotti. Dura reazione della Gran Bretagna per l'esecuzione di Farzad Bazoft, il giornalista anglo-iraniano impiccato oggi a Baghdad con l'accusa di spionaggio a favore di Gran Bretagna e Israele. Il segretario del Foreign Office, Douglas Ard, ha annunciato che l'ambasciatore britannico a Baghdad è stato richiamato a Londra. Ma non solo, tutti gli studenti iracheni presenti in Gran Bretagna per corsi di formazione al Ministero della Difesa dovranno rimpatriare. L'annuncio dell'esecuzione di Bazoft è stato dato dall'agenzia di stampa irachena INA. Giornalista del settimanale inglese The Observer, Bazoft era stato arrestato lo scorso settembre in Iraq insieme ad un'infermiera inglese mentre fotografavano un impianto militare. Nella terza parte di Stasera News, in primo piano il problema degli immigrati extracomunitari in Italia. Dopo. Quando fai un certo tipo di vita, hai bisogno di un certo tipo di chewing gum. Happy Dent è questo chewing gum, intelligente, perché non si attacca laddove ha lavorato il dentista. Happy Dent ha un gusto freschissimo. Lo senti tu e lo sentono gli altri. Happy Dent, il primo e l'unico anche senza zucchero. Dottore, l'aspetta. Già, ieri sera ho fatto un po' tardi. Happy Dent, il chewing gum che ha tutto. Efficace persino contro la bocca asciutta. Happy Dent è il massimo. Noi siamo quelli che non moriranno mai. Non potevo continuare a vivere di vecchie poesie. Per questo, finalmente, ne ho scritte di nuove. Finalmente, il nuovo straordinario album di un grande cantautore italiano. 9 canzoni d'autore su disco, musicassetta e compact disc. Firmato Don Bacchi. E ne valeva la pena. Questione immigrati in Italia. Firenze, mentre prosegue lo sciopero della fame attuato dalla comunità senegalese, si moltiplicano le iniziative di solidarietà con gli extracomunitari da parte di singoli cittadini e associazioni. Prese di posizione clamorose come quella del musicista rock Anti-Apartheid Johnny Gleghes, che ha rifiutato il riconoscimento del Fiorino d'Oro conferitogli dal sindaco e dall'assessore alla cultura Valdo Spini. Nella mattinata, inoltre, nel corso della manifestazione promossa dal comitato Città Aperta, decine di cittadini italiani hanno bruciato in un falò le loro carte di identità. Sciopero della fame anche a Bari, dove si protesta per l'espulsione di 17 profughi politici.
Sono rimasti in 37 e non vogliono seguire la sorte dei loro 17 compagni di sventura che ieri, con un fulmineo blitz, sono stati consegnati al governo greco. Il collegio legale della CGIL, che assiste gli immigrati asiatici, ha oggi consegnato al TAR i ricorsi contro i provvedimenti di inaccettabilità con cui sono state respinte le richieste d'asilo politico. Così come Firenze, anche Bari scopre la solidarietà. Dalla Caritas al PC, forze politiche e associazioni laiche chiedono, a fianco degli emigranti asiatici, il rispetto delle leggi e dei diritti umani. In prima fila ancora una volta gli studenti della Pantera, anche loro in sciopero della fame, riuniti in un sit-in permanente davanti alla casa di riposo che ospita i profughi, dove è stata allestita una tenda per impedire, scrivono in un comunicato, la deportazione di altri stranieri. E veniamo alle notizie economiche. Avvio positivo per il ciclo borsistico di aprile in Piazza Affari. A Milano, particolarmente vivace, la giornata di scambio ha visto favoriti i titoli Fiat, sospinti da nuove voci di accordi tra la casa torinese e le industrie automobilistiche francesi. L'indice MIB ha guadagnato quasi un punto percentuale, precisamente lo 0,93%. L'indice è salito quindi a quota 980 contro le 969 di ieri. Dollaro in ribasso invece nei mercati europei dopo aver conquistato un nuovo record in quello giapponese. Rispetto alla lira, la moneta americana sarà scambiata a 1.263 lire e 15 centesimi contro le 1.264 e 19 di ieri. Continua a indebolirsi il marco tedesco. Oggi in Italia, lo vedete, è stato fissato a 738 lire e 10 centesimi contro le 738 e 15 di ieri. Ed è tutto, vi lascio ora lo sport. In primo piano l'incontro di calcio Cambridge Crystal Palace, valida per i quarti di finale della Coppa d'Inghilterra e il Rally del Portogallo. Buon proseguimento di serata. In un solo prodotto una doppia sensazione. Sul mio viso un doppio.